le caratteristiche partono di questa scuola sicuramente partono dai corsi che saranno molto vari, non ci sarà un curriculum italiano ma anche un curriculum internazionale con il Cambridge, il sistema Cambridge internazionale, ma poi cosa la rende veramente speciale è che avranno gli studenti la possibilità di fare tantissime attività che normalmente non si fanno e quindi dal ideazione di cinema, di film, teatro e quant'altro, ma tante attività sportive perché adotteremo questo campus di campo da tennis, piscina, campetti da calcio e altre attività, laboratori esterni, quant'altro, perché crediamo molto in questo anche esercizio fisico che deve essere affiancato a quello della parte appunto di studi. Sicuramente noi diamo tantissimo spazio sempre, da sempre con la nostra Libri di Reggio Monte anche alla creatività e quindi a tutto quello che è arte, a tutto quello che serve a risolvere i problemi più velocemente proprio con la creatività, cioè dando spazio alla creatività in tutto si riesce sicuramente a formare questi ragazzi, essere preparati ad affrontare la società di oggi e i temi, la digitalizzazione, gli strumenti digitali che oggi servono per poter essere al passo con i tempi. Sì, è senz'altro un'iniziativa di grande spessore e naturalmente Civitanova è orgogliosa di aprire le porte alla prima scuola internazionale della nostra regione Marche, come ci è stato spiegato bene, unica nel suo genere, molto innovativa, tantissime strutture, oltre che una bellissima vista mare, come ha detto il dottor Straffi, che la differenzia da qualsiasi altra scuola. Penso che questa iniziativa in qualche modo apre le porte a un futuro internazionale per Civitanova Marche, è un'iniziativa che si sposa perfettamente con quelle che sono le linee guida di questa amministrazione che negli ultimi anni ha investito veramente tanto nel settore della formazione e dell'educazione. Siamo felici che il dottor Straffi abbia fatto questo investimento e che abbia voluto fortemente puntare sul futuro dei giovani dando loro il massimo, l'eccellenza educativa e formativa. Io credo che sia importantissimo investire nell'educazione dei ragazzi perché loro sono la nostra speranza di un futuro migliore in cui si possa vivere tutti insieme in armonia con il rispetto reciproco e quindi investire sui ragazzi è la cosa più importante che possiamo fare, loro sono proprio la nostra speranza di un futuro migliore e tutti insieme possiamo renderlo possibile.